ci sono dei responsabili, ma c'è anche del reato, ma c'è anche una responsabilità di copertura, di depistaggio, come diceva l'avvocato. Ecco, ieri per me è stato un momento che poteva veramente rappresentare un momento di svolta e che in qualche maniera la mia famiglia aveva dimostrato di meritare, semmai c'è bisogno di meritarselo, e rispetto al rispetto appunto che ha sempre dimostrato nelle istituzioni e al valore che rappresentano, del quale siamo ben consapevoli. Devo dire che non ho compreso per quale motivo il comandante generale ha ritenuto di informare la sorella di Stefano Cucchi dei provvedimenti che l'arma sta prendendo e prenderà nei confronti di tre persone, cioè gli unici tre carabinieri che hanno parlato nel corso di questo secondo processo per la morte di mio fratello. Ecco, onestamente io non dico che non lo debba fare, non voglio nemmeno entrare nel merito perché non è cosa che mi compete. Quello che dico, quello che ho sentito, che ho pensato ieri uscita di lì, che in realtà avrebbe potuto dirmi tante, tantissime altre cose ieri, ha ritenuto che questa fosse la cosa da dire. Nessun Forse accenno cercava invece all'omertà di. intorno. Noi abbiamo fatto presente in più circostanze, come anche nel precedente incontro, il clima che la nostra famiglia, il nostro avvocato Fabio Anselmo, siamo costretti a vivere. In quelle aule dove vediamo alternarsi a testimoniare i vari carabinieri, ma anche fuori da quelle aule. Hai avuto l'impressione che ti volesse dare indicazioni sulle reazioni all'indomani dei provvedimenti presi? Che ci tenesse a comunicarmelo. Ma hanno accennato alle coperture, cioè ci sono delle responsabilità che vanno oltre gli esecutori materiali del reato, no? Perché qui. C'è la magistratura. Qui c'è la magistratura, Sì, non ragazzi. voglio entrare Sì, nel no, ma c'è merito. la magistratura farà chiarezza. E secondo me, se volete la mia opinione, ha già fatto chiarezza. Però un impegno a fare pulizia all'interno Ma sì, un dell'arma. impegno generico, io adesso non ricordiamo perché è durato tanto tempo. È chiaro che quello che ci ha lasciati un po' basiti è questa. Cioè, mettetevi nei panni di Ilaria, cioè è una persona che non è laureata in legge, non è un tecnico, eccetera. Il comandante gli dice: guarda, che i tre testimoni principali del processo io li mando fuori dall'arma. Cioè, ha detto proprio che gli toglieranno la divisa. Ma ha parlato di Stato, quindi io non ne capisco molto, ma se c'è un procedimento disciplinare di Stato vuol dire destituzione, da quello che posso capire. Allora, sai, cioè, per carità, cioè, Ma avrà anche i suoi motivi, però mettetevi nei panni di Ilaria. Non c'era motivo di dirlo a noi. Punire chi ha contribuito a fare Ma chiarezza. questo lo sa il comandante, ma ripeto, non sta a noi saperlo. Magari sono anche dei motivi anche validi, io non so, perché ripeto, io non faccio il difensore di Rosati, Casamassima e Tedesco, non mi compete. Certo, questo è un processo in corso, che segnale È un segnale pesante, al di là di questo, cioè, può essere legittimo, giustificato, doveroso, ma è un segnale bruttissimo, è un segnale molto brutto. Cioè, durante un processo di questo genere così delicato e soprattutto nel corso di indagini, non dimentichiamo le indagini, delicatissime. Solo Ma è questo ha così? detto. Perché poi le persone fanno rapidi conti, chi ha parlato? Casamassima, Rosati e Tedesco. Ma Chi è sotto avrebbero. procedimento disciplinare e potrebbe essere destituito? Casamassima, Rosati e Tedesco. Cioè, non è che si pone altri problemi, poi magari ci sono altri problemi, ma dobbiamo farlo proprio adesso. Cioè, non lo so, io mi chiedo, è proprio necessario farlo adesso, oggi? Quindi scusa, niente. Dalla ministra sì. Dalla ministra, sì, la ministra mi ha espresso la sua vicinanza come istituzione anche dal punto di vista umano e le scuse per l'istituzione che rappresenta. Io l'ho ritenuto quello un incontro veramente, veramente significativo. Una splendida persona. È veramente una splendida persona. Il comandante nessuna scusa. Sì, ma ripeto, io non pretendo le scuse di nessuno, però mi aspettavo delle parole diverse. Io sono rimasta basita, poi effettivamente poi ce ne siamo andati senza parlare con nessuno, ma perché dovevo riprendermi e capire bene il senso anche di quell'incontro e di quelle parole. Da cittadina mi aspettavo altro, ecco, tutto qui. Vi ha detto quando ci saranno questi provvedimenti? No. No, detto, ma poi ripeto, a noi non interessa neanche, noi è interessato solo prendere atto di questa situazione e basta, cioè poi il resto non ci compete, i testimoni del processo devono essere fuori. E ultimamente ci sono una serie di polemiche, vedo che stanno tirando fuori le notizie vecchie, vorrei tranquillizzare tutte che al di là del fatto che non ci sarebbe niente di male, ma comunque Ilaria Cucchi non vuole fare carriera politica.